Uno studio su come organizzare la ZTL in Ortigia, basato su 15 punti, eppure, nonostante sia stata consegnata al Consiglio di circoscrizione Ortigia, non si è visto nulla. Ancora no, sappiamo che c'è una revisione della regolamentazione ZTL in atto da parte della Giunta e quindi speriamo che queste indicazioni che noi abbiamo fornito, supportate da un'analisi puntuale dei dati e delle situazioni, possano essere d'aiuto a modificare in senso positivo e risolutivo la nostra situazione caotica che viviamo. Siamo in questo momento nella possibilità di farlo, la Giunta sta studiando come fare, quindi prendessero atto anche di questa nostra analisi e proposta. Quali sono in sintesi le proposte? La prima è quella di chiudere alla sosta ai non residenti Ortigia, perché così avviene in tutti i centri storici ed è questo il primo passo per razionalizzare la situazione. Poi utilizzare molto più, costringendo tutte le autovetture a parcheggiare al Talete anziché al Molo Sant'Antonio, cioè in tutti i parcheggi a pagamento destinati agli extra residenti, e da lì far partire un reale servizio navette. L'attuale servizio navetta, per quanto abbia dato una bella risposta come servizio di autobus leggero, non è un servizio navetta. Abbiamo bisogno di dare una risposta a tutti quelli che vengono a lavorare la mattina e che hanno necessità di raggiungere gli uffici e gli esercizi commerciali anche la sera. Il servizio navetta va fatto ex novo, in modo ciclico, con durate di percorso che non superino i 10 minuti, non l'ora e un quarto attuale per fare il giro di Ortigia, purtroppo. E questo è essenziale per evitare qualsiasi alibi agli extra residenti di poter dire: non riesco a venire se no in Ortigia, se non facendo esattamente come faccio. Quindi fuori le auto d'Ortigia, se ci sono le navette. Se ci sono le navette e se sono utilizzati i parcheggi. Poi in prospettiva è chiaro che abbiamo bisogno di rivedere il sistema parcheggi perché è assolutamente inefficiente e carente per poter supportare anche la domanda di quanti vengono nel periodo turistico, oltre ai residenti e a quelli che vengono a lavorare e fare la passeggiata la sera. Quindi anche lì è un discorso di prospettiva, ma adesso già c'è la possibilità, attraverso questo studio ho dimostrato che c'è la possibilità di sistemare molto meglio la situazione, eliminando il caos assurdo che in questo momento stiamo vivendo, e quindi perché non farlo? Cominciamo, poi le cose si fanno a passi dopo passi. Ecco.